Belli vita privata, curiosità sul conduttore di Ballando con le Stelle. Siete pronti per ballare e scendere in pista insieme ai protagonisti di Ballando con le Stelle 2018. Il 10 marzo inizia la nuova avventura per Milly Carlucci e per tutti i protagonisti del talent del sabato sera della Rai. E tra i protagonisti vi c'è anche Paolo Belli, che avrà il suo ruolo di co-conduttore e ovviamente anche quello di direttore d'orchestra. C'è anche una novità per Paolo Belli e Milly Carlucci. In questa edizione di Ballando con le Stelle, infatti, insieme a loro ci sarà un terzo conduttore. Non si tratta di una persona, ma di un robot che avrà un ruolo molto speciale in questa edizione del talent di Rai 1. Ma torniamo al nostro Paolo Belli. Quando conoscete il conduttore di Ballando con le Stelle 2018, oggi vi parliamo della sua vita privata ma anche dei grandi successi avuti in carriera. Indice dei contenuti: Paolo Belli, protagonista di Ballando con le Stelle 2018, tutto quello che ci è da sapere sulla RTISTIL. Successo di Paolo Belli nel mondo della TV, LI consacrazione negli anni 2000. Paolo Belli e il suo grande impegno nel sociale. Paolo Belli vita privata, chi? E sua moglie Deanna. Paolo Belli, protagonista di Ballando con le Stelle 2018, tutto quello che ci è da sapere sull'artista. Quanti anni ha Paolo Belli? Paolo Belli è un artista italiano noto principalmente come cantante, ma oggi conosciuto anche come conduttore televisivo. L'artista nasce a Formigine, in provincia di Modena, Emilia-Romagna, il 21 marzo del 1962. All'età di 22 anni fonda un gruppo musicale chiamato Ladri di Biciclette, il cui nome si rifà alla celebre pellicola di Vittorio De Sica. Con questo gruppo debutta per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1989 e nello stesso anno si aggiudica la vittoria al Festival Bar con la canzone Dottor Jack Mr. Funk. Anche l'anno successivo, nel 1990, vince la competizione, questa volta con il brano Sotto questo sole, interpretato insieme a Francesco Baccini. Ladri di Biciclette si aggiudica poi anche un Telegatto come gruppo rivelazione dell'anno. Paolo Belli dunque resta leader della band fino al 1991, optando poi per la carriera da solista. Egli si dedica vin di anima e corpo alla musica, a cui conferisce sfaccettature del tutto nuove e innovative, concentrandosi sul pop contaminato dallo swing che gli ha permesso collaborazioni illustri sia a livello nazionale che internazionale. Un esempio sono grandi artisti come Enzo Iannacci, Fabio Fazio, Litfiba, Paolo Rossi, Sam Moore, Jalapas Band, Avion Travel, Billy Preston, Mogol, Vasco Rossi e Red Ronnie. Il successo di Paolo Belli nel mondo della TV, LI consacrazione negli anni 2000. Oltre al mondo della musica, Paolo Belli è conosciuto anche per quello della televisione. La consacrazione comincia nel 2000 quando affianca Giorgio Panariello in ben 3 edizioni dello show Torno Sabato. Ma il grande successo sul piccolo schermo Belli lo acquisisce soprattutto a partire dal 2005, diventando co-conduttore insieme a Milly Carlucci del fortunato programma Ballando con le Stelle, in cui si occupa anche della parte musicale. Altre esperienze alla co-conduzione sono quelle di Telethon e lo Zecchino d'Oro accanto a Veronica Maia. Paolo Belli ha inoltre cantato numerosi brani in occasione del Giro d'Italia, come ad esempio Faccio Festa, brano scritto da Corrado Castellari e Peppe Cubeta. Non solo la musica e la televisione sono le grandi passioni dell'artista, egli infatti si è spesso dedicato con successo anche al teatro, regalando spettacoli di grande divertimento e intrattenimento. Essendo un grande tifoso della squadra di calcio Juventus, inoltre egli ne ha curato l'inno ufficiale ormai utilizzato da più di 10 anni. Paolo Belli e il suo grande impegno nel sociale. Da sempre poi Paolo Belli si impegna nel campo del sociale e della solidarietà, facendo parte sia dell'associazione Rock No War sia della Nazionale Italiana Cantanti, di cui ha assunto la presidenza a partire dall'aprile 2017.
Paolo Belli vita privata, chi è sua moglie De Anna per ciò che concerne la vita privata è molto riservato, di rado infatti lo si vede ad eventi mondani in compagnia della moglie De Anna. Anni fa l'artista e la sua compagna hanno adottato un figlio di nome Vladik, che ha origini bielorusse. Ultimamente però il ragazzo ha deciso di tornare al proprio luogo natio dopo aver conosciuto una ragazza dello stesso paese. Paolo Belli inoltre ha scritto nel 2012 un libro riguardante la sua vita intitolato Sotto questo sole, come mi è successo tutto quello che mi è successo. Il libro, che ha visto la partecipazione della scrittrice Elisa Casseri, è stato curato dalla casa editrice Aliberti. In merito alla scelta di suo figlio adottivo di andare via e lasciare l'Italia, Paolo Belli ha dichiarato di essere ovviamente triste per la scelta fatta ma anche felice perché al cuor non si comanda. In una intervista rilasciata per Top nel 2014, Belli aveva dichiarato in merito alla scelta di suo figlio, ha deciso di tornare in Bielorussia, il suo paese d'origine, perché ha seguito il suo cuore, si è innamorato di una bellissima ragazza bielorussa e se lui è felice lo sono anch'io. Spero sia finalmente quella giusta, perché è sempre stato un po' farfallone. Io e mia moglie, invece, stiamo insieme da 30 anni e abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni. In questo disco ho scritto la mia prima canzone d'amore dedicata a lei, in cui racconto la nostra storia d'amore fatta di dialogo e condivisione. Per tutti i fan di Paolo Belli appuntamento al sabato sera con Ballando con le Stelle 2018 e la meravigliosa orchestra che eseguirà i brani sui quali danzeranno i concorrenti.